Al Campania Teatro Festival, Enzo De Caro e Nunzia Schiano nel Navarro Immaginario. Anna Teresa Damiano. Oreste, Filomena e Gaspare Bruno, tre fratelli, da Nola su un carro teatrale verso la Francia, verso Molière, come Edoardo, Peppino e Titina, perché l'Avaro Immaginario in scena al Campania Teatro Festival è un bellissimo omaggio alla commedia dell'arte, ai De Filippo, all'eterna avventura del palcoscenico. I nostri antichi maestri sempre ci ricordano che l'unica cosa che muove l'uomo è la ricerca del piacere, della gioia, qualche volta della felicità, però cerchiamo sempre. Avaro immaginario, che può essere sia la crasi tra l'avaro e il malato immaginario, ma può essere anche un immaginario viaggio verso Molière. Da prima ci seppellivano solo fuori le mura, ma la vita ce l'hanno resa impossibile. Fuggono dalla peste, Bruno, fuggono dalle limitazioni della Napoli spagnola, percorrono strade dissestate, scrivono a Molière, sognano la Francia che ama i commedianti italiani. Scenari di cartapesta, polvere, sudore e fatica che ieri come oggi sono il senso del teatro. Enzo De Caro ha raccolto il filo artistico di Peppino e Luigi che con l'Avaro e il malato immaginario si sono cimentati più volte e ha pensato ai tempi del miracolo con i tre fratelli insieme. Queste sono le mie lettere a Molière. Non ce l'ha mannata. Le lettere a Molière in realtà non sono mai state spedite. All'arrivo in Francia lui è già morto, ma conta il viaggio, che mai può fermarsi.